Oggi siamo qua per parlare di proteine e fare chiarezza su questo argomento, perché qua c'è un po' di confusione. Esatto, non siete molto attenti, ragazzi. Ma continuate a chiederci: ma che proteine devo prendere prima, dopo l'allenamento, durante? Ma divento grosso, divento piccolo, questo doping? No, ragazzi. di tutto di più. Online trovate un sacco di informazioni sulle proteine in polvere. Diversi canali YouTube hanno già parlato di questo argomento, ma noi vorremmo raccontarvela a modo nostro, in modo un po' più semplice. Quindi mi raccomando, ragazzi, ascoltate e prendete appunti. Allora, diciamo che le proteine potete assumerle anche e soprattutto dall'alimentazione. Fonti animali come carne, pesce, uova. Fonti vegetali come ad esempio legumi, soia, eccetera. Ma se questo non dovesse bastare, perché dalla vostra dieta non riuscite a raggiungere la quota proteica che vi serve, allora interviene l'integratore. Ma questo lo sapete già. Parliamo di proteine del siero del latte. Le proteine del siero del latte derivano appunto dal latte. Esistono due tipi di proteine del siero del latte: le whey e le caseine. Le whey rappresentano la frazione proteica più digeribile del latte. Avete presente il latte? La parte da cui fanno la ricotta, ovvero il siero del latte, quella è la parte con cui fanno appunto le proteine del siero del latte, ovvero le whey. Sono molto proteiche, molto digeribili, hanno un tempo di assimilazione molto rapido, da un'ora e mezza massimo due, hanno una quota proteica veramente molto alta. E che dire, quando posso assumere le whey? Di solito le whey sono molto utili se assunte o 2 ore prima di allenarsi o soprattutto post workout, quindi subito dopo l'allenamento. Ma in realtà le proteine, le whey, sono le più vendute, le più utilizzate, perché essendo molto digeribili posso usarle praticamente ovunque. Ad esempio noi le usiamo a colazione come spuntino, potete usarle anche volendo pre-nanna. Comunque, se non riuscite a raggiungere la quota proteica che vi serve, usate le whey. Anche nei dolci potete mettere. Anche nei dolci potete metterle ovunque, perché ci sono tantissimi gusti e tutti buonissimi. Esatto. Tenendo come riferimento il latte, togliendo il siero, la parte che rimane è la parte con cui fanno il formaggio. Da lì possiamo fare appunto le caseine. Le caseine hanno un tempo di assimilazione molto più lento, di solito intorno alle 8 ore, quindi hanno una digestione molto più lenta, oltre che io nel sangue ho un continuo rilascio di proteine. In questo caso di solito le caseine vengono usate molto meno, posso usarle o prima di andare a dormire per evitare appunto il catabolismo, oppure al mattino, magari sempre a colazione. Sono veramente poco usate, perché abbiamo visto che in realtà le caseine non sono così fondamentali, ma secondo me sono molto utili in definizione, ad esempio quando dobbiamo alzare la quota proteica di notte per evitare appunto il catabolismo, possiamo prenderle. Aiutano anche molto per il recupero, eh? Sì, aiutano molto il recupero e basta, insomma. Anche se in realtà la cosa che conta di più è la quota proteica giornaliera, come detto, però le caseine potrebbero essere un buon alleato per il nostro recupero muscolare. Delle proteine whey, però, c'è una cosa molto importante da sapere, che ci avete chiesto in tanti. Ci sono 3 divisioni in base a qualità e prezzo. La prima è concentrata, isolata, e la terza è idrolizzata. Sicuramente la versione più scadente, diciamo, delle tre, non è che sono scadenti, è solo semplicemente che costa meno, hanno un solo processo di lavorazione, sono leggermente più pesantine, sono per i barboni, insomma, ragazzi. Se non avete soldi per comprarvi le proteine, però le avete bisogno, compatibili e concentrate. C'hai un barbone! Comunque sia, le usiamo veramente tantissimo anche noi. Magari se siete in fase di definizione, magari non le prendete, chiaramente. O se vostro padre non vi dà la paghetta, Passiamo alle isolate. Sono chiaramente più lavorate rispetto alle concentrate. Hanno un costo leggermente più alto, ma sono molto molto più digeribili. E soprattutto hanno anche molti meno zuccheri rispetto alle concentrate. Quindi ottime in definizione. E soprattutto ottime se avete il portafoglio più pieno rispetto alle concentrate. Ma se avete il portafoglio veramente molto molto alto, vi consigliamo le idrolizzate, che sono proprio livello pro. Di solito le prendono appunto i bodybuilder in fase di pre-gara, insomma, sì, perché sono veramente di qualità altissima e chiaramente il prezzo è alto. È molto alto. Le idrolizzate, volendo, possono essere utilizzate anche durante il workout, perché sono così digeribili che in realtà veramente li appesantiscono. Esatto. E poi c'è il discorso delle calorie: concentrate
più calorie, isolate, un pochino meno, idrolizzate, ovviamente, non dico zero, ma con pochissime calorie. Insomma, sono sempre lì, più pagate e più qualità avete. Esatto. Quindi tiriamo fuori di me. Quindi raccomando ragazzi, pagare le proteine. Questa è la fonte proteica del latte, ma se siete intolleranti al lattosio, avete problemi, avete disturbi, siete vegani, avete problemi di qualsiasi genere, abbiamo altre fonti proteiche, tantissime altre, come ad esempio quelle della soia. Quelle della soia sono identiche a quelle del latte. La soia deriva appunto dai fagioli della soia. È una fonte vegetale. Fonte vegetale, sono adatte a tutti, ma se siete vegani, ancora di più, perché non potete bere il latte, siete intolleranti al lattosio, hanno un sapore leggermente diverso rispetto a quelle del latte, perché hanno quasi, quelle di bassa qualità hanno un retrogusto di fagiolo, insomma, si sente proprio che, diciamo che le isolate, le proteine del latte sono più vendute, quindi grandi marchi secondo me impegnano di più nel produrle, però sono migliorate parecchio. Chiaramente consigliamo sempre di utilizzarle almeno 2 ore prima dell'allenamento e subito dopo l'allenamento, chiaramente, massimo 45 minuti dopo l'allenamento. Comunque sono identiche alle whey, quindi se non potete prendere le whey prendete le proteine della soia, non è che cambia molto in realtà. Se le altre vi fanno troppare nella pancia e scoraggiate troppo, prendete queste qua. Poi esistono in commercio altre 1000 fonti del riso, eccetera. Oppure ci sono quelle della carne. Queste, ragazzi, sono una particolarità, stanno andando molto di moda ultimamente. Quelle della carne mi sembra che vengono estratte dal sangue del manzo, se non sbaglio. Non vorrei dire una stupidata, però hanno comunque un valore nutrizionale molto alto, perché hanno veramente una quota proteica altissima rispetto anche alle whey. Il sapore non è poi così malvagio, si sente un pochino che derivano dalla carne, comunque non sono quelle del latte. E diciamo che è comunque una bella pecca con il sapore là, sì. Quindi dipende molto da che gusto comprate. Esatto. E comunque dovete o tapparvi il naso o non essere molto schizzinosi, perché se uno pensa, oh cazzo, queste qua arrivano dal sangue del manzo, non sono il massimo. Però comunque anche in questo caso, se siete intolleranti al lattosio e non volete prendere proteine del latte perché magari, non so, avete altri tipi di problemi, ve le consigliamo in realtà, perché noi ogni tanto le abbiamo prese, si bevono comunque. Diciamo che è un'ottima alternativa appunto a quelle del siero del latte. Esatto. Ma le proteine sono doping? A me non me ne fottono cazzo. Assolutamente no, ragazzi. Il doping è in farmacia e costa molto di più. Questa domanda qua soprattutto dovete dirlo alle vostre mamme, ai vostri genitori. Sono Gringo Kumani. Che se prendete proteine non è che siete grossi, siete dopati. Dovete solo bere magari un pochino più acqua, perché probabilmente se ne farete abuso, e non dovete farlo, vi si affaticano un pochino i reni, ma berrete, problemi. Questo succede anche se mangiate tante proteine dall'alimentazione, ovviamente. Allora, quante proteine devo assumere durante il giorno? Diciamo che la formula generale negli uomini, bisogna fare il tuo peso corporeo per 2,2. In questo caso, il risultato ottenuto rappresentano i grammi di proteine complessivi che devo assumere durante tutta la giornata. Ovviamente può variare in base alla dieta che state facendo. In una determinata fase del vostro allenamento, tipo massa, definizione, sì, potrebbe cambiare, ma comunque sia, se più o meno, diciamo che siamo lì, il vostro nutrizionista saprà tutto. Però non dovete prendere tutti questi grammi dalle proteine in polvere, li prendete dall'alimentazione. Quello che vi manca lo assumete tramite integratori, perché comunque sono più comodi, sono più, costano meno, sono comodi, posso portarmeli in palestra, posso berli, non devo stare sempre a mangiare qualcosa. Fa moda, hanno meno calorie comunque rispetto a qualche altro tipo di fonte proteica. Facciamo guadagnare un po' anche gli istituti, magari se usate il codice qua, diventiamo ricchi. Una cosa importante: le proteine in polvere non sostituiscono il pasto, perché non esiste, ragazzi, non basta, non posso assumere solo proteine. Mi raccomando, non facciamo queste diete fai da te, queste robe qua, non servono a niente, perché le fate per terra. Comunque su tutte, per le informazioni più dettagliate ovviamente vi rimandiamo ai canali, per esempio Project Invictus, che spiegano in maniera molto più dettagliata e più specifica questo argomento, in realtà. Noi volevamo spiegarvelo così in breve per non annoiarvi, noi volevamo spiegarvelo un po' a modo nostro, per darvi un'idea così a grandi linee sulle proteine. A che età posso prendere proteine? Le proteine voi le prendete anche appena nati, ragazzi, perché il latte contiene proteine. Già da una testa le prendete le proteine. Quindi già quando siete piccoli che ciucciate la vostra madre, state già assumendo proteine. La tettarella. Diciamo che
Le aziende, per tutelarsi, consigliano di prendere dopo i 16 anni, anche perché in realtà a 15 anni già mangiando assumete già la quota proteica, quindi non vi servono. Anche perché non siamo soldi magari per avere appunto, esatto, un plus in più di proteine. Anche perché appunto i vostri genitori non lo capiranno mai. E poi non sono così fondamentali, non è che se non prendete proteine non diventate grossi, ragazzi. Per diventare grossi bisogna allenarsi, dovete allenarvi. Pensate ad allenarvi, non gli integratori. Poi sono aiuto in più, diciamo che fanno più o meno un 20%. O se proprio vuole diventare grossi, la soluzione è sempre una. La spremuta del sangue. Farmacia, ma dovete avere i soldi. È illegale, vi arrestano, quindi non è. Però diventate grossi. Esatto, diventate grossi. In carcere, però, vi allenate in carcere grossi. Basta, ragazzi, che dire. Se avete altre domande, mi raccomando, fatele qui sotto nei commenti. Se vi è piaciuto e vi è stato utile, cliccate sul tasto like. Chiaramente condividete il video, iscrivetevi a Instagram, fateci le domande anche su Instagram. Esatto. Perché sarà molto più facile rispondere là. Se volete un altro video informativo a modo nostro, fatecelo sapere come al solito. E noi. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Bella raga, ciao.